sono facilmente acquisibili in poco tempo, perché l'obiettivo è quello di discutere su un determinato aspetto e non influenzare la discussione, ma far emergere tutte le opinioni. Quindi diventa, soprattutto quando lo devi orientare questo focus group, diventa molto complesso da gestire. Quindi se non hai, diciamo, non conosci bene quali sono le tecniche di gestione dei gruppi, è difficile che riesci poi a portare la discussione verso un obiettivo, perché poi di solito prende un po' delle pieghe rispetto anche se c'è qualcuno magari di più carismatico. Tutti tendono ad appoggiarsi all'idea di quello più carismatico e non esprimere, non sentirsi liberi di poter esprimere la loro opinione. E del compito del moderatore del focus group invece far emergere tutti i punti di vista attorno a quel tema, altrimenti si perde la ricchezza dello strumento. Rispetto all'osservazione partecipante, abbiamo parlato di quella non partecipante, quindi io osservo senza interagire. Interagire mai con il pubblico oppure con i vari addetti. Vado lì, io prima di iniziare un nuovo lavoro lo faccio sempre, arrivo prima nel posto, mi faccio un giro, perché nel momento in cui tu espliciti qual è la tua funzione, ovviamente tutto è preparato per te, no? Cioè per rispondere, sapendo di essere osservati. Tu ti comporti in maniera diversa rispetto a quando non sei osservato. Ovviamente non si tratta, cioè adesso non voglio incentivarvi a fare le spie dei luoghi, non si tratta di questo, ma tipo per esempio per verificare la completezza dell'informazione che danno rispetto ai servizi informativi dei musei. Io telefono, no? E chiedo, faccio delle domande, faccio chiamare qualcuno per capire poi effettivamente come viene trasmesso, perché nel momento in cui tu lo racconti a me, utilizzi un certo tipo di linguaggio, eccetera. Nel momento in cui ti confronti con l'esterno, comunque devi semplificarlo, devi dare l'informazione, devi essere sempre gentile, no? Quindi bisogna monitorare un po' tutte le attività. Allora, noi possiamo fare qui delle generalizzazioni, ci concediamo questo lusso. Ovviamente poi bisogna andare a studiare caso caso, comunità comunità, gruppo gruppo, insomma, ci possiamo fare delle generalizzazioni per macro categorie che un po' orientano i nostri lavori, ma poi bisogna andare a verificare sul campo effettivamente quali sono le caratteristiche. Allora, gli anziani come trend generale rispetto alla fruizione culturale è un trend in forte crescita. Primo perché ha molto tempo a disposizione e quindi ha la possibilità di fare visite, di partecipare a attività avendo il tempo a disposizione. Secondo, hanno per la maggior parte, non so se c'è scritto, no, molti servizi dedicati a loro sono gratuiti, cioè al di sopra dei 65 anni tu hai libero accesso alla maggior parte delle istituzioni culturali. Un nodo critico sono gli spostamenti, quindi se io realizzo un servizio per gli anziani, mi devo preoccupare di come raggiungono fisicamente quel luogo. C'è la possibilità di avere una navetta che li raccoglie tutti in un punto. Dove vivono? Cioè, devo prendere dei dati, prendo i dati Istat e vedo sulla mappa geografica come si concentrano dove vivono la maggior parte degli anziani. E quindi creo un punto di contatto, oppure se ho utilizzato un questionario in un centro per anziani, devo capire effettivamente da dove partono e come farli a raggiungere il luogo di destinazione. Prestare attenzione all'affaticamento fisico. Se io voglio fare una serie di attività, ovviamente per gli anziani, devo immaginare che ci sono dei luoghi di defaticamento, quindi sedute all'interno del percorso. Delle aree in cui possono sostare, in cui comunque possono fare una pausa. Non devo immaginare che tutti hanno la stessa, diciamo, prestanza fisica per fare un percorso, no? Soprattutto sugli itinerari questo. Allora, utilizzano una comunicazione di carattere tradizionale, no? Cioè, io per esempio dicevo, ah, come fai la tua comunicazione sul web? Se tu vuoi colpire l'anziano, cioè
Sul web sono pochissimi quelli scolarizzati o che comunque hanno avuto una professione che li ha portati ad utilizzare il web, perché cioè, i nativi digitali sono, siete più o meno voi e neanche tanto voi, cioè, è mio nipote, no? Che nasce con la tecnologia e l'uso della tecnologia e, nella sua vita quotidiana, cioè, non saprebbe come fare senza tecnologia. Tu cercavi le parole sul vocabolario, o le cerca sul cellulare, cioè, o le cerca su internet, quindi è l'approccio, no? Anche agli strumenti che dà. Quindi comunicazione, quindi per comunicare con loro TV, radio locali e free press, cioè giornali gratuiti ai quali loro hanno accesso. Famiglia Cristiana, guarda, è uno dei più potenti mezzi di comunicazione. Cioè, è uno dei giornali più letti in Italia. E ci trovi di tutto, eh. Cioè, mi sono incuriosita. Non è malvagio, ma fanno anche dei servizi, investono. Cioè, incuriosita. Però io partivo da un pregiudizio un po' così, invece Famiglia Cristiana ha un suo potenziale. Più degli altri target apprezzano ovviamente i momenti di convivialità, cioè ovviamente se non li puoi fare una visita di 3 ore e poi li mandi a casa, sono persone, alcune di loro anche sole, no? Che vengono lì per scambiare 4 chiacchiere, no? Cioè, anche con qualcuno, banalmente se tu sei al supermercato e c'è una signora anziana, sicuro se incrocia il tuo sguardo ti parlerà, no? Cioè, o anche sull'autobus, io ho sempre alcune poi ti raccontano tutta la loro vita, che è bellissimo, sicuramente, però dobbiamo la giornata che hai, sì. Quindi quando pensiamo che vogliamo realizzare delle attività con loro, dobbiamo integrare subito un'attività conviviale. Ok? Giovani rifiutano esplicitamente gli approcci didattici. Se tu dici che è una lezione, che è un laboratorio didattico, come primo approccio è sicuramente negativo. Per loro è centrale il tema dell'identità. Per molti di loro. Questi sono risultati un po' di studi anche fatti sui pubblici, che frequenta le istituzioni museali, quindi sono un po' un match di alcune integrazioni di studi che sono stati effettuati su musei, teatri, festival. I festival funzionano un pochino in maniera diversa, poi faccio una piccola integrazione. Sentono il bisogno di mettersi alla prova e sperimentare talenti e capacità, quindi fare. Puntano lo sguardo sul presente, ma in realtà avrebbero voglia di interagire con cose che guardano al futuro, no? Cioè c'è anche questo desiderio in molte attività di prendere consapevolezza di quello che sta succedendo, no? Attorno da tutti i punti di vista, dal sistema politico, non è vero che c'è una forma di apatia, cioè perché non ci sono poi a volte i momenti o gli strumenti di condivisione, confronto. Nel momento in cui gli si viene data l'opportunità, io vedo che ognuno ha un suo pensiero rispetto ad una cosa e sarebbe pronto a essere propositivo rispetto a tante altre. La dimensione sociale è prevalente, cioè se io penso di venire in un luogo in cui non ho occasione di entrare in contatto con altre persone, sicuramente sono meno restio. Se la visita è individuale, se il servizio è individuale, soprattutto questo succede in città medio-piccole, in città medie. Nelle grandi città c'è anche la spinta, no, di andare a vedere una cosa anche da solo. Qui o in altre città, oppure anche del nord, medie, comunque si va in gruppo, si va con qualcun altro, si va per incontrare qualcun altro. E ci si aspetta anche di incontrare poi persone con le quali confrontarsi alla pari, no? Non ci si aspetta la situazione di uno che parla e gli altri che ascoltano, ma di un tavolo più di confronto o di momenti di partecipazione più attiva. Questo, diciamo, una delle altre domande che era stata chiesta sulla motivazione, in cui
mi si chiedeva se tu dovessi scegliere di andare a fruire un'attività di questo tipo, gli venivano proposte tre tipologie di attività, quella che emergeva in maniera prevalente era il bisogno di esprimere opinioni e punti di vista, no? Cioè, quindi vuoi fare un'esperienza culturale, vuoi fare la motivazione, vuoi apprendere e conoscere e poi era esprimere punti, cioè, la terza era esprimere i propri punti di vista e emergeva in maniera prevalente circa più o meno un 85% sul campione che esprimeva la volontà di condividere. Sappiamo neanche come si chiama questo gatto. Per quel che riguarda invece le famiglie, è importante garantire un ambiente sicuro, no? Cioè, se noi pensiamo a un tipo di fruizione per famiglie, è molto difficile. Tu immagina in una fascia di età, se hanno bambini al di sotto di un anno, ci sono già dei problemi di mobilità fisica in uno spazio, dei quali bisogna tener conto, quindi o crei un'altra attività di supporto per i bambini di alcune fasce, quindi sei dotato di personale specializzato che segue le attività didattiche, modello, cioè chi lo fa? Chi ha un interesse economico? I centri commerciali tu entri e puoi abbandonare tuo figlio in questa gabbia con dei palloncini, no? Cioè, a me, cioè, io mi ritrovo con i capelli così, non lo so, però sembra che si divertano in qualche modo. Cioè, nei musei, voi avete mai trovato, cioè, a parte io le ludoteche, nei musei internazionali le trovo spesso. In Italia non è diffusa il concetto di avere una ludoteca, ci può essere un laboratorio di didattico. Tu non sei un amante? Tu non sei un amante dei gatti, no? No, ho detto loro di esserlo. Ah, i gatti, certo. Si aveva notato un certo ritrarsi fisicamente di fronte al gatto. E diciamo, non ci sono comunque delle facilitazioni per le famiglie, no? Per poter fruire anche insieme. Non dico necessariamente che ci devono essere delle aree dedicate, però non agevola nemmeno la fruizione con i bambini, perché poi l'impostazione è ovvio che debba essere diversa. Perché se è pensata l'attività per i bambini, il tipo di comunicazione è rivolta solo ai bambini. Se è pensata per gli adulti, noi cambiamo il nostro registro, ma se è pensata per bambini e adulti insieme, cioè bisogna lavorare su un tipo di comunicazione accattivante sia per i bambini che per gli adulti, che è difficilissimo. E invece con l'esempio di Pixar che è riuscito a creare, no, un tipo di comunicazione più trasversale che può colpire un bambino, interessarlo, può colpire l'adolescente, ma interessa anche l'anziano, cioè comunque anche l'adulto, no? Ovviamente uno dei problemi è che se noi non sappiamo chi sono le nostre famiglie, che tipologia di bambini, che età hanno i bambini, è ovvio che impostiamo un certo tipo di attività alla cieca. Quindi o in qualche modo orientiamo ed è un'attività rivolta a famiglie con bambini da 3 ai 7 anni, no? E quindi che prevediamo che abbiano delle caratteristiche comuni di apprendimento. Se la lasciamo libera, diventa molto difficile da gestire, perché il tipo di comunicazione appunto che va a fare deve essere differenziato. La condizione economica è uno dei maggiori limiti della fruizione delle famiglie alle attività culturali, perché se tu moltiplichi per 4, 5 un biglietto, è un costo comunque per una famiglia media impegnativo. Se una famiglia deve andare a vedere un concerto che costa 30 euro, moltiplicalo per 5 e sono 150 euro. Cioè, e quindi deve limitare le sue possibilità. Ovviamente un'alternativa è prevedere delle attività con un costo molto scontato rispetto alla fruizione familiare o offrire delle agevolazioni rispetto ai bambini. Di solito è una cosa che si fa, i bambini non pagano, quindi pagano soltanto i due adulti, no?
Allora, tutti, per diciamo, delle caratteristiche che valgono un po' per tutti i gruppi, abbiamo un ruolo strategico che svolgono dei gruppi intermedi, che sono le associazioni, le cooperative, nel caso degli anziani vi ho fatto l'esempio del centro anziani, no? Però sono tutti quei luoghi che sono normalmente già frequentati dal nostro pubblico. Quindi che può essere dalla scuola all'attività sportiva, cioè tutti i luoghi che già ospitano potenziali pubblici. Utilizzo di strategie alla pari, peer-to-peer, cioè se noi utilizziamo un tipo di comunicazione appunto che si pone verticalizzata, no? Cioè non una comunicazione di tipo orizzontale dell'informazione, quindi io parlo e insegno, voi ascoltate e imparate. Se il tipo di comunicazione è sempre orizzontale, permette di avere delle conoscenze che vengono sia da chi parla, ma anche chi ascolta contribuisce a quella conoscenza, sicuramente c'è una maggiore propensione a rafforzare la motivazione alla visita, no? Alla fruizione culturale. Bisogna predisporre appunto degli strumenti di valutazione e coinvolgimento nella progettazione. Se io partecipo, per esempio c'è un caso interessante di un gruppo teatrale che poi l'ha applicato a un teatro di Rotterdam, i cittadini partecipano direttamente alla scrittura della sceneggiatura, questo ovviamente è un estremo, no? Cioè, entrano nella produzione artistica fino al punto di scegliere se un personaggio muore o vive, no? Cioè, questo ovviamente e qui si pongono attorno a questa cosa, c'è un acceso dibattito, no? Si pongono anche sulla costruzione dell'opera, cioè l'opera viene messa ed è partecipata, ma quando già l'opera è costruita, no? Come in questo caso, cioè non è che lo spettatore, il fruitore partecipa alla costruzione dell'opera stessa, invece la provocazione, cioè, e poi si stanno diffondendo moltissime attività di coproduzione con i fruitori stessi, con gli spettatori stessi, sta succedendo nel cinema, succede nel teatro, succede nel design, no? Succede in tantissime espressioni artistiche, di coprodurre l'opera stessa, di coprodurre il progetto. E comunque ci sono dei risultati interessanti in alcuni casi, in altri diciamo da un punto di vista viene un po' meno rafforzata. Poi sta la capacità anche dell'artista o degli artisti o dei soggetti che in qualche modo lavorano sulla coproduzione, trovare il modo di utilizzare creativamente le suggestioni e gli elementi che gli vengono offerti dai vari pubblici, no? Per esempio una delle ultime cose che abbiamo fatto per questo progetto in Sardegna, che coinvolge all'incirca 25 associazioni per rianimare questa parte depressa della Sardegna, che è una subregione chiamata Marmilla, in cui c'è deserto e desolazione e tutti i giovani scappano. Allora un gruppo di 4 giovani ha deciso di promuovere questo progetto per promuovere lo sviluppo locale, per rivitalizzare il territorio attraverso una serie di iniziative che spaziano dall'animazione sociale fino alla produzione culturale. E una delle ultime attività, insomma, che abbiamo realizzato è legata a un laboratorio teatrale che ha visto protagonisti un duo, che questo Tamara Bartolini e Michele Baronio, che lavoravano in quell'area per un mese facendo una serie di interviste ai cittadini, conoscendo le persone, invitandole a cena, confrontandosi, facendo dei laboratori teatrali e portando parte dei racconti, delle immagini, tutto quello che avevano raccolto in questo mese di residenza nel loro spettacolo. Quindi lo spettacolo era il frutto di quell'incontro, no? Altrimenti, e lo fanno in tutti i territori. Allora, quindi lo spettacolo è diverso, ovviamente lo spettacolo ha una struttura, però ha tutta una serie di momenti in cui integra tutti gli elementi che gli sono, le suggestioni che gli sono state trasmesse durante questi laboratori, questi contatti che si sono realizzati. Poi
Linguaggio, ne abbiamo già parlato abbondantemente. Portare le esperienze fuori dalle istituzioni culturali, no? Prima parlavo anche con Michele, Andrea. E Michele non c'è, no? C'era un Michele, no? Ah, ok. ok. Allora, cioè, noi possiamo, come dicevo, lavorare all'interno delle istituzioni, però le istituzioni sono quelle, gli organi di gestione per il momento sono quelli. Sì, poi può essere fortunato che riesce a entrare in qualche modo, eccetera, ma invece noi dobbiamo creare tutto quello che può esistere fuori dall'istituzione, che può arrivare anche dentro l'istituzione, che può partire da un'istituzione e diramarsi, ma noi principalmente ci dobbiamo concentrare di creare la relazione tra la cultura e le persone fuori dall'istituzione stessa. Se ci poniamo questo come obiettivo, sicuramente riusciremo a rispondere a molti fabbisogni sociali e culturali che caratterizzano tutti i territori, soprattutto quelli come i nostri. Cioè, quanta gente, voi sapete quanta gente visita i musei nella provincia di Lecce? Cioè, allora, rispetto, allora, facciamo un'analisi. Lecce è una città considerata anche, tra virgolette se vogliamo, alto borghese, no? Cioè, come standard di parametri economici, eccetera. E ha avuto sempre una particolare attenzione anche alla produzione culturale, perché fruire la cultura, il teatro comunque è abbastanza frequentato, il cinema, la danza, per esempio uno dei settori, no, trainanti dell'economia culturale leccese è la danza. Esistono tantissime scuole di danza in tutti i paesi e soprattutto le ragazze, qualcuno in qualche momento della sua vita, almeno un annetto di scuola di danza l'hai dovuto fare se appartenevi, per dire che appartenevi, sorridete perché qualcuno e, in qualche modo qualcuno ci ha provato a farti fare qualcosa, a meno che non hai avuto dei genitori che erano fuori da questa logica, che la danza, se fare danza significava appartenere ad un certo, no, milieu, se vogliamo. Ho certo anche un'immagine, no, dedicata più vicina. O musica, anche la musica, ci sono tantissime persone che almeno per 6 mesi della loro vita hanno suonato uno strumento e quindi sono andati, per la presenza anche massiccia, no, sia delle scuole di danza che delle scuole di musica che del conservatorio, che ha un ruolo nella diffusione musicale. Detto questo, ovviamente c'è, cioè, nonostante, date queste condizioni, la fruizione culturale nei musei è molto bassa rispetto alle attività culturali. Ci sono molte attività culturali, concerti, no, festival, cioè, soprattutto negli ultimi anni per i grossi incentivi poi che sono stati anche dalle policy, dalla finanza pubblica, insomma tutta una serie di iniziative e l'attenzione anche di soggetti esterni, no? Cioè da Arezzo Wave, che poi diventa Italia Wave, poi si compra il marchio, poi, cioè tutta una serie di manifestazioni che sono state incentivate a investire in Puglia, no? E quindi la cultura come elemento trainante di sviluppo, di attrazione per turismo, il cinema, no? La Puglia Film Commission ha destinato dei fondi e degli incentivi per girare in Puglia, oltre a dare una serie anche di facilitazioni, no, per poter realizzare le produzioni proprio qui in Puglia attraverso l'utilizzo dei beni culturali, attraverso l'utilizzo anche dei beni pubblici, del suolo pubblico, mette a disposizione anche delle forme di finanziamento per sostenere le produzioni, no, che vedono protagonista la Puglia e quindi promuovere l'immagine della Puglia per contribuire a costruire un immaginario all'esterno della Puglia stessa. Cioè, quindi si è lavorato tantissimo, si è lavorato molto poco sui musei, che sono dei luoghi che esistono, cioè, per sé. Adesso c'è stato questo bando di incentivazione, no? In qualche modo a ridefinire quali erano i servizi poi museali che venivano erogati, ma poco
si è lavorato appunto su una cultura che può partire dalle istituzioni ma che esce fuori, se non per le manifestazioni di strada o per i festival che si sviluppano nelle piazze, principalmente nei periodi estivi che si concentrano lì, ma non ci sono attività trainanti rispetto a questo settore. Quindi voi potreste collocarvi in questo vuoto, no? Di avvicinare la cultura a una serie di persone che abitualmente non entrerebbero in un museo, potenzialmente, il vostro pubblico potenziale, ma siete voi a raggiungerle. Il vostro progetto, per esempio, si avvicina molto, no? Attenti, no? Il nostro è questo, però il problema è come fare a creare un rapporto fuori dalle istituzioni se le istituzioni ancora su questi su temi, appunto, come la business development, ma anche in culturale, chi lavora all'interno dei musei. Non ha la sensibilità per poter supportare un determinato principio. Allora, questo diciamo in parte è un falso problema, perché come dicevo a loro, cioè deve essere un servizio che esiste al di là dell'istituzione, cioè non deve dipendere dall'istituzione, può coinvolgerle come partner di progetto che vanno, che tu utilizzi per farti ospitare, per realizzare una parte del tuo progetto, ma il tuo progetto è fuori, è slegato dalla logica, non hai bisogno del loro consenso. Per la visione, diciamo. No, nella realtà. Cioè noi facciamo molti progetti che sono in partenariato con le istituzioni. Cioè, l'ultimo progetto europeo che abbiamo vinto, She Culture, praticamente, cioè, ha anche il supporto del Maxi per un premio sull'arte al femminile. Ma il supporto, noi non siamo entrati nella logica del Maxi, noi abbiamo lavorato sulla gender, sulle questioni di genere nella produzione artistica contemporanea, coinvolgendo anche dei patrimoni, musei delle donne, eccetera, lavorando sui giochi, no? Cioè su come vengono rappresentati e sono cambiati nelle varie culture i giochi al femminile e al maschile, i giochi al femminile, no? Cioè, quindi, come rappresentazione e come questo si colloca all'interno dell'arte contemporanea. E quindi abbiamo coinvolto, abbiamo il supporto del Ministero Pari Opportunità, cioè abbiamo il supporto della RAI che lavora appunto sui prodotti più multimediali, però cioè non entro nella logica del Ministero, non entro nella logica del Maxi, non entro nella logica, cioè il mio progetto vive anche senza di loro, cioè vive meglio con il loro supporto, perché ospiteranno parte di un'attività o perché, cioè, ma l'abbiamo creato senza basarci sulla localizzazione, cioè ci sono dei progetti che possono esistere ma questo succede anche questo qui che facciamo in Sardegna, no? È frutto di un finanziamento della fondazione con il Sud, di voler investire in Sardegna per promuovere lo sviluppo locale. Allora, è stato presentato un progetto con 26 associazioni che volevano contribuire, non è stata l'amministrazione, la provincia o la regione, è chiaro? Possono essere di supporto. Se tu pensi di aver bisogno del cioè è più difficile, è ovvio, cioè devi cambiare la mentalità, la logica. Se tu invece avvii un percorso, inizi a realizzare un determinato servizio tenendo conto, integrandoti eccetera, ma dandogli anche un respiro, uno sguardo più nazionale, più internazionale, non necessariamente può essere collocato in questo territorio, ma lo sguardo, le collaborazioni devono essere, per dargli anche forza, anche all'esterno. È andato via il gatto, no, puoi stare tranquilla. No, no. Comunque sui vari progetti lo vediamo, perché sul vostro per esempio non eravamo ancora arrivati, cioè io volevo darvi prima la libertà di pensare, no? Allora, la prima cosa che avete fatto è appoggiarvi a una cosa già preesistente. L'avete fatto tutti, cioè nessuno escluso, perché uno pensa, io vi ho detto, no? Scegliete un luogo, scegliete un'istituzione, scegliete un museo, e uno ha pensato giustamente. Però, per esempio, loro che hanno lavorato, che poi ve lo raccontano dopo che fanno le integrazioni di progetto, di una cosa sì che parte, no? Che può partire da un museo, ma in realtà si sviluppa per la maggior parte fuori, è un concorso per artisti che raccoglie delle opere che poi possono essere ospitate al museo,
ma tendenzialmente si può svolgere quasi tutto all'esterno, cioè volendo lavorare su un concetto più ampio della valorizzazione archeologica in generale, in cui si chiede agli artisti di valorizzare una serie di opere, no? Cioè, che si sente che sono rappresentative di un territorio, cioè, non è necessario che tu debba essere proprietario dell'opera. Cioè, io posso anche, no, rappresentare qualcosa, io lavoro sull'immaginario, sul creare un legame con quell'opera, ma in realtà, cioè, non è detto. Poi è ovvio che se metti l'opera multimediale accanto all'opera originaria è normale che acquista il valore, tu devi lavorare su quello, però non parti dal consenso del museo che ti dice: ah, lo puoi fare, no? Sì, perché dice sempre no. E ti direbbe sempre no. Quindi noi lavoriamo sullo sviluppo fuori. Allora, noi abbiamo, per quel che riguarda lo studio sempre dei pubblici, dei dati che possiamo acquisire in maniera secondaria, che sono quelli che più facilmente riusciamo anche ad avere se ci sono. Una prima considerazione da fare di partenza. Raccontavo prima sempre ad Andrea che c'era una società francese che era interessata a sviluppare e a partecipare ai bandi di gara del Ministero su tutti i servizi aggiuntivi di tutti i musei statali che erano stati messi a bando. Poi c'è stata, insomma, una serie di problemi rispetto alla gestione della gara, che le gare sono state tutte ritirate, no? E quindi i servizi aggiuntivi sono ancora un po'. Sì, che adesso appunto diceva: allora, quindi che cosa facciamo? Insomma, sono scadute tutte le concessioni, sono passati 10 anni, bisogna, Pompei crolla, quell'altro non riescono più ad accedervi, insomma. E quindi l'idea per loro, il confronto con loro per me è stato abbastanza complesso, no? Perché diceva: ah, perché vengono altre. No, loro sono abituati a sapere come ti chiami, dove abiti, quanti anni hai, dove hai studiato, quali sono i tuoi gusti musicali, quali sono le tue abitudini, i tuoi stili di vita, e costruiscono il servizio di fruizione sapendo, avendo tutte le tue informazioni personalizzato, perché sanno tutto di te. Invece noi all'interno dei musei sappiamo quanti biglietti sono stati venduti, quanti sono gratuiti. Non sappiamo neanche se sono maschi o femmine, che basterebbe un click quando uno ti dà il biglietto, stai di fronte. Poi è vero, adesso ci sono, no? Il discorso sul trans, non trans, non l'ho capito, cioè, però c'è un margine di errore alla fine anche abbastanza limitato, no? Cioè, nel senso, nel dubbio, no? Che scrivo, cioè, no? Oppure non so, cioè, no? Il terzo non so. Però detto questo, io ci scherzo un po' perché secondo me invece è interessante, dovrebbe essere un dato che entra nelle statistiche nazionali, no? Cioè, perché comunque parliamo di una categoria, cioè non rientra né l'una né l'altra, quindi, cioè, siccome la risposta è chiusa, o M o F, cioè, l'altro non c'è proprio, quindi non è conteggiato, e quindi gli attribuisci un ruolo, ma non voglio entrare in questa discussione, però attribuisci un ruolo rispetto a come è adesso, rispetto a come era prima. No, cioè rispetto a quale identità? Un discorso di questo tipo qui in Italia. No, lo so, vabbè, io ci provo sempre, no? Cioè, poi. Sì, però se non inizia, dico sempre qualcuno, no, a porre il problema, dice: ma come facciamo? Allora, noi abbiamo tutti i dati pubblicati degli istituti, Istituto Pubblico, l'Istat, per esempio, quindi io so quanti anziani vivono a Lecce. Io so quanti immigrati vivono a Lecce, io so quanti bambini ci sono, io so quante famiglie, io so quanti divorziati, io so quanta gente, io so qual è il reddito. Io tante informazioni le ho. Quanti sono occupati, qual è la capacità di spesa al giorno per ogni singolo soggetto, quanto è il reddito, no? Qual è la formazione, quanti laureati. Cioè, questi dati ce li ho tutti. Quindi quando io progetto un servizio, posso non avere le risorse economiche per andare a fare tutte le interviste, perché poi ovviamente questo campione che tu intervisti deve essere rappresentativo. Se io voglio che un campione sia rappresentativo, devo capire qual è tutta la popolazione. Se la popolazione sono 100.000 persone e mi voglio rivolgere a tutte le tipologie di pubblico, cioè non posso intervistare 100 persone.
cioè se sono 100.000 non posso intervistare 100, lo 0,01%, che non è rappresentativo della realtà, a meno che quel campionamento di quei 100 non l'ho fatto tenendo conto delle proporzioni. Allora il 25% sono anziani e quindi sui 100 io ho intervistato il 25% degli anziani, il 5% sono bambini e quindi intervisto la proporzione del 5%, però mi devo avvalere sempre di alcuni dati, dell'informazione. Poi ci sono, vabbè, vari studi di settore che sono parziali, però che riguardano un determinato aspetto, per esempio che se noi ci siamo occupati della comunicazione interna dei musei statali, però solo statali, quindi io ho i dati della comunicazione come si svolge nei musei statali, no? Cioè quindi la comunicazione interna e anche la comunicazione esterna, quindi da questi. Poi il riferimento all'anno 2012, no? Un altro ha fatto uno studio appunto, sul pubblico degli anziani nei musei archeologici e quindi c'è un altro livello di specializzazione a seconda del servizio che voglio realizzare, devo un pochino orientare, però sono tutti studi molto parziali, cioè non ci sono grandi studi a tappeto. Questa era la difficoltà rispetto ai francesi, che invece raccolgono tutte le informazioni in maniera standardizzata e hanno tutte le informazioni e quindi creano i servizi ad hoc. E poi abbiamo i dati primari, appunto quelli che possiamo raccogliere direttamente noi, appunto attraverso gli strumenti che noi mettiamo a disposizione, cioè quindi che creiamo, come il questionario, l'osservazione, il focus group e un monitoraggio costante, eccetera. Questo sicuramente si va a integrare già con i dati secondari, cioè nel senso non è che scegliamo uno o l'altro, comunque i dati secondari un po' ci aiutano a capire qual è il quadro, il contesto di riferimento nel quale ci collochiamo. I metodi possono essere, come abbiamo detto, di approccio più quantitativo e quindi realizzo più un'inchiesta, sondaggio attraverso appunto un questionario che può essere somministrato in maniera cartacea, cioè quindi io lo predispongo, lo lascio sul banchetto all'ingresso e ne vengono compilati pochissimi, uno di sua spontanea volontà che arriva, prende il foglietto e lo compila, insomma è molto difficile. Posso in qualche modo incentivarlo dandolo col biglietto e dire gentilmente e richiederlo all'uscita, no? Già quello, e quindi ti richiede una persona all'entrata e una persona all'uscita. Posso in qualche modo utilizzare degli altri metodi telefonici, utilizzando delle società specializzate che hanno dei costi, quindi bisogna capire. Di solito il budget per questo tipo di attività, allora in generale il budget già magari parte già un po' limitato, per l'attività di monitoraggio che si pensa di essere un'attività accessoria, no? È limitatissimo, è quasi a costo zero, no? Cioè, quindi è una delle ultime cose che io prevedo di integrare nelle mie attività. Dovrebbe essere la prima, se non sai, non so chi ho di fronte, non so come dirglielo, non so cosa offrirgli, non so come andare poi a soddisfare un suo bisogno. Poi abbiamo dei metodi più qualitativi, facendo, che hanno ovviamente dei costi diciamo più rilevanti, perché se io devo intervistare tutti e 100.000 persone che frequentano annualmente, i visitatori che frequentano il museo, significa che devo avere del personale che predispone l'intervista, che le raccoglie e le somministra e che elabora quei dati, e quindi ho bisogno di un'equipe, cioè che sta lì anche in delle fasce orarie, in dei periodi diversi e che fa un monitoraggio costante. Allora, andiamo verso, come dicevo, il campionamento può essere più probabilistico se noi appunto scegliamo di farlo in maniera più scientifica, tenendo in considerazione qual è la popolazione generale e le diverse percentuali che la caratterizzano, no? Come abbiamo detto. Oppure non probabilistico, è più casuale, un campione casuale, intervisto i primi 100 che entrano nel museo, che non ha sicuramente nell'impostazione, entrambi i metodi hanno un margine d'errore, perché è possibile che io su 100.000 intervisto le 100 persone, che intervisto il 25% degli anziani, che però non sono quel 25% degli anziani rappresentativi del settore che interesserebbe a me colpire. Allora, come vi dicevo,
Il piano di campionamento, immagino di fare queste indagini non concentrate tutte in un arco dell'anno, allora mi metto lì una settimana e le raccolgo tutte, perché in quella settimana è possibile che sono state organizzate, non so, una serie di visite guidate e quindi dal mio questionario, cioè, rilevo che la maggior parte delle persone apprezza le visite guidate, no? Cioè, e quindi è solo una coincidenza. Devo avere almeno tre periodi differenziati e distanti tra di loro in cui cioè, somministro delle interviste nella fase iniziale, e quindi perché ho fatto un certo tipo di attività di comunicazione, si è generata la curiosità, eccetera, in una fase centrale in cui è il massimo grado di maturità. Avete fatto il ciclo di vita? No. E poi c'è nella fase finale di conclusione, no, del progetto o della visita, cioè, in cui devo comunque fare delle rilevazioni per capire poi effettivamente se da dicembre ad agosto come si sono evolute, no, le visite, le attività, eccetera. Dopo che ovviamente questo è subordinato anche a delle strategie, quindi ho capito che dovevo migliorare un certo tipo di comunicazione, dovevo potenziare il servizio di navette, dovevo abbassare il prezzo per alcune categorie di pubblico che non ci arrivavano, no? Ho deciso di cambiare strategia. Allora, margine di errore in ritardo. Allora, sulla formulazione delle domande sembra una cosa semplice, invece io per 2 anni ho studiato come formulare le domande, ancora, cioè, quando tu ti approcci di fronte, no, poi ad un certo tipo di persona, capisci che in realtà una cosa che può essere chiara per te nella formulazione della domanda, per chi la recepisce non può essere chiara. Banalmente, cioè, se io dico, no, attività principale, io ho prescontato per me attività principale è l'attività principale che tu svolgi nell'arco del tempo, eccetera. Ma non è così, perché, no? Cioè, il ragazzo mi diceva, che intendi per attività principale? È scontato, cioè, è principale rispetto a tutto il resto, no? Cioè, non è prioritario, è, no, sulla quale concentro la maggior parte delle risorse, sulla, cioè, non è scontato, cioè il linguaggio purtroppo non è così semplice nella formulazione delle domande. Allora, la prima cosa in realtà da fare a monte è non prevedere la risposta nella domanda, no? Cioè, è far capire tu che cosa vorresti. Ti è piaciuta questa mostra? Ti è piaciuta, no? Quindi già ti doveva piacere, quindi ho prescontato che tu, no? Se io ti chiedo che cosa pensi della mostra, è più neutra. No, posso creare una scala, però adesso lo vediamo, no? Cioè, da 0 a 5 per esprimere un gradimento, insomma, oppure dei giudizi sulla scala di Likert, no? Mi è piaciuta molto, in maniera sufficiente, era buona, ottimo, buono, cioè rispetto ai giudizi poi, no? In formulazione. Ok. Le domande doppie, no? A volte, cioè, quando ti fanno una domanda non te la ricordi più, perché erano 2 domande, no? E quindi mi stai chiedendo 2 cose e non ti posso dare un'unica risposta, soprattutto se la risposta è chiusa. Quindi devi chiedere una sola cosa che vuoi sapere. La comunicazione e l'allestimento erano funzionali alla comprensione? La comunicazione potrebbe essere funzionale, l'allestimento no. E quindi non posso darti una risposta, no, sola. Allora, le domande ambigue e imprecise. Se tu mi chiedi, ovviamente, una generalizzazione rispetto a una determinata fruizione, per esempio, non va bene, no? Cioè, neanche, diciamo. Ti è piaciuta la mostra in generale, no?
cioè se io voglio analizzare una sala, per esempio all'interno di alcuni spazi espositivi coesistono di solito più mostre, quindi io la devo fare su una mostra specifica, o se la voglio fare su tutte, tutta la, anche sulla collezione permanente o sulla temporanea, cioè devo differenziare col linguaggio. Evitare di esercitare l'influenza sulle risposte. A volte si preferisce utilizzare il questionario perché l'intervistatore in qualche modo fa trasparire, soprattutto quando non sono specializzati, non sono dei professionisti, no, del settore, che non sono abituati, però trasmettono le risposte, no? E influenzano un po' perché commentano le risposte esprimendo giudizi di valore. Quindi l'altro, sentendosi giudicato, è meno propenso ad esprimere il suo giudizio, no? Sapendo di dover essere giudicato. Fa riferimenti ovviamente a temi concreti e specifici, no? Ciao! Evitare potenzialmente domande imbarazzanti, no? No, invece, guarda, tipo, sai quando è nato Donatello? Sai quando è, cioè, mettendolo in difficoltà, ma hai registrato di questa mostra che tu hai fatto? Tipo test da scuola, cioè in moltissime, cioè per verificare l'apprendimento della mostra, ti fanno delle domande sul contenuto, no? Con la memorizzazione delle date, del famoso termine in greco, no? Ti ricordi come si chiamava in greco antico? Se lo sapevo da casa mia, cioè non l'ho memorizzato, mi è difficile pensare di averlo memorizzato lì in quel contesto, poi di ricordarlo per potertelo raccontare. Allora, diciamo c'è sempre, sia con le domande chiuse che con le domande aperte, perdo qualcosa. Cioè con le domande chiuse perdo appunto la possibilità di andare poi a integrare la risposta. Che non è presente, con chi sei venuto al museo, no? Io sei tu da solo, con i figli, con un gruppo organizzato, con il partner, con i parenti, con i genitori, con gli amici, conoscenti. Non c'è, per esempio, con il mio insegnante, no? O con, cioè, non lo so, ci potrebbe essere una categoria che qui non c'è, e quindi ci dovrebbe essere una casellina con scritto altro, nella quale io posso specificare che cos'è il mio altro. E poi quando vado ad elaborare tutti i questionari tento di costruire un'altra categoria che le raggruppa oppure che in qualche modo ne tiene, no, conto nella specificità, se è fondamentale. Però purtroppo il lavoro di elaborazione poi di tutti i dati è molto lungo e faticoso. Quindi anche per esempio banalmente rispetto ai sistemi tecnologici, no? Adesso si sta tentando di utilizzare più l'iPad piuttosto che i telefoni per fare i questionari nei musei, no? Perché tu entri e direttamente puoi avere, se vuoi che ti arriva il questionario da compilare sul cellulare. Sì, e poi premi invio, quindi io ho tutti i dati già digitalizzati. Quando io ho iniziato che dovevo fare col questionario, con le crocette, scrivere a penna, no, la mano così scomoda in piedi, seguendo, tentando di inseguire il visitatore che in realtà ti vuole dedicare 3 minuti della sua visita perché, cioè, è già stanco, è stato dentro la mostra, a un certo punto se ne vuole andare perché è stato già troppo tempo all'interno, soprattutto se la mostra è molto grande. E di solito chi ha i soldi per fare le rivelazioni è quelli che hanno, che fanno le grandi mostre. Poi ci sono ovviamente le domande aperte, no? Cioè sulle domande aperte, cioè non possiamo farle tutte aperte, perché significherebbe poi nel lavoro di elaborazione dei dati richiede anche un tipo di competenza della rielaborazione semantica, no? Ci sono molti software adesso di elaborazione semantica del cui del tipo trova le ricorrenze, no? Cioè molti hanno detto che l'hanno trovata di loro gradimento, quindi cerchi la parola gradimento, però ovviamente anche lì, cioè, ti perdi poi delle informazioni perché non puoi rielaborare tutti i testi, no? Non tenere conto di tutti i testi.
Si consiglia di solito di lasciare una domanda, due domande aperte oppure di poterne integrare alcune, rispetto a opinioni, suggerimenti che possono contribuire veramente nella riprogettazione di un determinato allestimento, di un progetto. Qui vi ho scritto, insomma, poi i vari vantaggi e svantaggi nella somministrazione dei vari questionari. Io perché, cioè, sugli svantaggi, no? Alcuni sembra che è un indovinello, no? Cioè, dice, qual è la risposta giusta? No? Tenta di capire qual è questa risposta giusta. E tira sì, no, col tono interrogativo a te che gli stai facendo la domanda, no? Cioè, quindi chiedendo conferma, quindi pensando che ci sia un giusto o uno sbagliato nella risposta. È gravissimo, cioè, sto chiedendo qual è il tuo gradimento dell'opera, non c'è una risposta giusta e una risposta sbagliata, semplicemente questo ti è piaciuto, non ti è piaciuto, come ti è piaciuto. Allora, le varie scale, diciamo, ce ne sono tante, però quella che si utilizza di più per misurare le opinioni e gli atteggiamenti è la scala di Likert, cosiddetta, che prevede ovviamente risposte sempre dispari. E si possono ovviamente modificare gli items, no? Che sono molto soddisfatto, soddisfatto, incerto, insoddisfatto, non molto insoddisfatto. Cioè, agli estremi c'è il giudizio molto positivo o molto negativo. Nel centrale c'è una via di mezzo, no? Cioè, se dovessimo fare una scala dall'ottimo allo scarso o al molto scarso, noi avremo ottimo, buono, sufficiente. Al centro c'è una cosa che non ti so dire se mi è piaciuta o non mi è piaciuta, no? Cioè, sono indeciso, ci sono delle cose che mi sono piaciute e delle cose che mi sono piaciute, ma hanno lo stesso peso, quindi sono nel mezzo. E tutti tentano di rispondere sempre, molto spesso uno è difficile che si sbilanci da un estremo a un altro. Di solito cerca o la risposta intermedia per non sbilanciarsi, oppure non, cioè, utilizza le due risposte medie, o soddisfatto o insoddisfatto. Per questo si sceglie di dare al medio un'accezione un pochino leggermente che va più verso il negativo che sul positivo. Perché se va leggermente sul negativo, uno è disposto leggermente a sbilanciarsi verso il positivo se gli è piaciuta. Se invece è una risposta che in qualche modo è neutra, preferisce, soprattutto se non ha avuto particolare, no? Impatto poi, no? Un certo grado di soddisfazione, allora decidono di mantenersi sempre nel mezzo. Incerto, per esempio, uno non, difficilmente, se tu mi chiedi ti è piaciuta questa mostra? Sono incerto. No. Non c'è abbastanza soddisfatto, per esempio. Se sono troppo tranciante, io quando faccio questi, quando mi capita di rispondere, non riesco mai in realtà ad identificarmi, perché manca la via di mezzo, cioè Lo manca so, lo una so. cosa che mi Sceglieresti di soddisfa. comodo la via di mezzo ora. Sì, ma perché evidentemente non mi ha soddisfatta al 100% e non mi hai soddisfatta al 100%, cioè deve essere prevista Certo. una cosa, perché non sono incerta, cioè ho un'opinione, Certo, ma infatti per evidentemente questo io dico, lì deve la mettono un'accezione negativa, no? Cioè, ho un'opinione che non è abbastanza soddisfatto. Quindi se uno rispondesse, tu hai una percentuale di abbastanza soddisfatto, quel grado di insoddisfazione che non ti fa raggiungere il soddisfatto, no? Quella piccola percentuale. Devo capire a che cosa è dovuta, no? Cioè, poi dopo, rispetto a questa non è l'unica domanda che c'è. Dopo questa domanda c'è una domanda che ti chiede, Aperta no? perché? No, ti chiede, sono soddisfatto su quali aspetti? Esprimi un giudizio, appunto, da 1 a una scala da 0 a 5, per esempio, sulla comunicazione. Sulla didattica, tu lì nel dettaglio puoi andare ad esprimere, no, un valore e dice, mi hai insoddisfatto quel grado che ti mancava di soddisfazione, lo individuo nella didattica, lo individuo nel bookshop, lo individuo nel servizio X, no? Cioè, allora se
ti fanno quest'unica domanda è talebana, cioè nel senso non ti dà margine poi di poterti esprimere, però di solito il questionario è fatto circa da 30 domande. In queste 30 domande, cioè, ovviamente tu hai la possibilità di manifestare il tuo grado di insoddisfazione per quell'aspetto specifico, però tutto sommato, in generale, tu sei soddisfatto del tuo servizio di fruizione, no? Cioè, di aver, della tua visita, del tuo spettacolo. Poi, ovviamente, possiamo lavorare, no, su tanti aspetti quando costruiamo un questionario, sugli addetti, sui tempi, sulla prenotazione online. Questo è per più che altro capire se i servizi dei quali abbiamo usufruito in qualche modo sono stati soddisfacenti. Ah, questo è tanto. Allora, i questionari si costruiscono, diciamo, partendo dalle domande sulle quali tu non devi esprimere un'opinione ed è, sei abbastanza sicuro. Quanti anni hai? Da dove vieni? Cioè, quelle cose che non lasciano margini di interpretazione. E poi, man mano, mi avvicino sempre di più a quello che voglio sapere. Prima però devo creare un rapporto di fiducia. Se io inizio a chiederti una serie di cose sulla quale tu devi esprimerti immediatamente, molto probabilmente non sarai propenso ad esprimere un giudizio nelle prime 5 domande che io ti faccio. Le prime 5 domande che io ti faccio e per raccogliere informazioni su chi sei, quindi sto dando importanza alla persona. Poi, in quanto persona, sto dando importanza alla tua esperienza e quindi ti chiedo una serie, no, di domande, faccio una serie di domande per poter valutare la tua esperienza. Nella parte principale dell'intervista, a metà, di solito tendendo verso la fine, quindi superata la, se sono 30, 16, 17 domanda, di solito è la domanda clou, la cosa che mi piacerebbe sapere, no? Che dovresti in qualche modo essere disposto a dirmi su quel determinato servizio. E poi le ultime domande vanno un pochino a sciamare, no? Sono più domande un po' di defatica, che non ti richiedono necessariamente di doverti esporre in un giudizio strutturato, comunque che ti impegna in questo. E se l'abbiamo già visto, poi siamo tornati indietro. Vi faccio, questo è soltanto, vi avevo riportato un pochino quale poteva essere, diciamo, la strutturazione di un questionario. Io ho un'area, no? Si sviluppa di solito così, con un'introduzione in cui io accolgo il visitatore e gli chiarisco quali sono gli obiettivi della mia intervista. Cioè, innanzitutto mi presento, gli dico chi sono, che cosa sto facendo e perché lo voglio intervistare. Chiaro? In maniera molto chiara. Poi spiego come sarà strutturato il questionario e a seconda, ovviamente, degli aspetti che io voglio approfondire, individuo una serie di domande che voglio affrontare. Il tempo, cioè devo in qualche modo anche programmare qual è il tempo, cioè 30 domande sono tantissime, cioè anche lì sarà a rispondere. Quando una persona vede che non stai andando a conclusione, alla 15ª domanda si rende conto che ancora, cioè, ti chiede se quante domande ci sono ancora, per quanto tempo dobbiamo andare avanti. Ovviamente per arrivare ai consumi culturali, che cosa legge, cosa, posti frequenti, quali sono i tuoi canali di accesso, di informazione, domande un pochino più riservate, no? Cioè, quali sono i siti che consulti per avere delle informazioni sugli eventi, no? Allora, quindi sapendo qual è il canale, utilizzi quei canali.
hai bisogno comunque di un certo tempo. Non bisogna mai andare al di sopra delle 20-22 domande, altrimenti è stancato. Io lo vedo sempre, dopo le prime 15 sono già stanchi, è normale, no? Un po' fisiologico, sono tante, lo so. Vabbè, le prime sono quanti anni hai, come ti chiami, dove vivi, cioè insomma, le prime 5 ce la caviamo un po' come se non esistessero, tra virgolette. Però anche lì, io prima di entrare poi in questo punto, da questo punto di vista, da fruitore, no? Cioè, se vogliamo, mi chiedevo, ma perché questi, cioè, mi hanno detto queste Ma perché non ti ha domande? chiarito gli obiettivi all'inizio? Allora, sto lavorando per il museo e Sì, voglio però migliorare non mi personali. il mio servizio di comunicazione. Mi piacerebbe sapere da lei che ha visto la mostra quali sono stati gli aspetti più interessanti su quali possiamo migliorare la comunicazione. Vorrei da lei qualche suggerimento. Allora, innanzitutto glielo dici facendoli. Rimani chiaro No, questo. ma certo, no, no. Cioè, però la prima cosa, se io già ti ho detto qual è il mio obiettivo e il ruolo che ti sto dando all'interno della nostra comunicazione, tu sei più propenso a dialogare con me. Cioè, se tu dici, mi aiuta, mi dà una mano a capire quali sono gli elementi che possiamo migliorare, allora dice, io sto contribuendo, no, a migliorare la comunicazione interna del museo, cioè ho un ruolo. No, io lo rafforzo sempre. Purtroppo, cioè, se non vai. Il questionario me lo devo compilare anche per conto mio, magari lo faccio in un momento libero e poi Sì, e poi? Poi non me lo lo faccio spedisci, online, poi magari non lo faccio lo fai. online, però Purtroppo sono. secondo me è uno stimolo al contempo, se tipo un gioco, non lo so, qualcosa che uno può ritirare. Sì, ma Quindi lo sai, faccio. lo fanno, cioè gli sponsor lo fanno, ti regalano la pennetta USB, ti regalano l'arcetto, ti regalano la spilletta, le cose. Sicuramente l'incentivo può un po' aiutare, però il problema è questo, che se tu, cioè, fai un'intervista e non chiedi delle informazioni rispetto all'esperienza della visita, alla motivazione, ai consumi, purtroppo analisi di sponsor e ti fai dare anche dei consigli rispetto agli aspetti di più comunicazione, attività, servizi. È come se non lo facessi questionario. Cioè, cioè dovresti, infatti bisognerebbe farne molti più mirati. Cioè, voglio soltanto studiare i servizi di accompagnamento alla visita e quindi soltanto, ha utilizzato l'audioguida? Cioè, no? Che pensa, cioè, sull'audioguida? Che cosa, no, secondo lei non era chiaro? Quali sono stati gli elementi che l'hanno colpita di più? Cioè, puoi lasciarle pure più aperte, puoi farne 5, 10, no? 5 sui dati socio-anagrafici e 5 più specifiche su un servizio. E analizzare magari un servizio alla volta, però tu ti perdi anche tutta una serie di informazioni rispetto ai consumi, no? Cioè, che sono fondamentali, cioè sapere qual è il consumo se vuoi sviluppare delle altre attività. Purtroppo, guarda, ci ho riflettuto un sacco di tempo perché anch'io sono contraria alle domande lunghe e rispetto ai miei colleghi che lavorano su 50-40 domande, io sono attento di non oltrepassare 27-28, ma anche sui questionari che faccio online, cioè non condivido, anche perché poi a un certo punto uno si scoccia e ti risponde in maniera sommaria, cioè non rischi quello. Allora, qui avevo fatto. Noi ieri abbiamo lavorato sull'individuare un'istituzione, è tornato il gatto perché adesso facciamo i gruppi e il gatto si vuole integrare in Europa. E abbiamo detto individuiamo in qualche modo un'area di intervento, faccio parte del patrimonio, siano delle attività o altri beni culturali o paesaggistici sui quali andare a realizzare un servizio. Oggi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di pensare un pochino più in grande, quindi andare oltre la dimensione locale. Cioè possiamo partire dalla dimensione locale, ma deve essere nazionale o internazionale come tipologia di attività che noi andiamo a svolgere. Individuare un servizio culturale che possa generare social innovation. Allora, la parte sulla social innovation l'abbiamo un po' saltata, ma
lavoriamo su sia dei livelli di partecipazione in cui i cittadini partecipano alla progettazione del servizio stesso, lo usano, lo creano, può partire da un bisogno, lo usano, lo creano e partecipano anche alla ridefinizione del servizio, generando dei benefici, anche non direttamente nei cittadini che hanno partecipato, no, alla creazione di quel determinato servizio, ma ci sono dei nuovi utenti che ne usufruiscono in qualche modo, no? Cioè che in qualche modo lo generano, e quindi ha un impatto sulla vita delle altre persone. Quindi è un servizio che ha un certo grado di partecipazione anche nella creazione e genera un impatto sociale. Questo è l'obiettivo. Poi ho detto, scegliamo un'area di intervento, qual è il nostro obiettivo primario, secondario. Voi siete sulla buona strada, non so perché vi state preoccupando. Ah, ovviamente si può fare in maniera più hard e più soft, cioè nel senso non vi chiedo che abbia, cioè, un servizio di pubblica utilità, cioè attenzione, non confondiamo, richiede un certo grado di partecipazione. Dobbiamo individuare delle strategie di coinvolgimento delle diverse tipologie di pubblico, il titolo del progetto, come si caratterizza, parte, cosa si intende realizzare, definire l'attività principale e le attività accessorie. Allora, ieri ho sentito, i ragazzi però dell'altro gruppo non ci sono, quindi c'era un discorso generalista, no? Mi piacerebbe contribuire alla valorizzazione del territorio, allora queste cose... Azioni, azione 1, due punti. Voglio valorizzare come intendo fare, qual è l'azione che segue all'obiettivo, quali pubblici coinvolge, centrali, occasionali, secondari, di prossimità, potenziali, non pubblici, e chi è il vostro principale pubblico, quale impatto genera e con quali risorse, perché tutti possiamo avere delle fantastiche idee, ma dobbiamo capire poi con quali risorse riusciamo a realizzarle. E quindi immaginare un primo meccanismo, cioè un modello di sostenibilità, cioè mi sembra pretenzioso visto anche il tempo che abbiamo a disposizione, però iniziare a ragionare su quale può essere un primo meccanismo anche di sostenibilità economica che genera. Culturale e sociale mi sembra già prescontata rispetto al nostro obiettivo. Basta. Dimmi. Però sui festival che hai detto che ci avresti fatto. Ah, ok. Dopo, insomma, è una cosa che interessa a me. Sono le 4:15. Allora, il punto sul festival, possiamo fare una piccola introduzione sui pubblici dei festival. Di solito, allora, seguono un trend diverso rispetto alle attività culturali, perché la maggior parte dei festival inizialmente nascono e si caratterizzano, sono incentrati come dei momenti per esperti di un determinato tema. Allora, nascono in questo modo, e quindi c'è il festival del giornalismo, il festival dell'economia, il festival della scienza, il festival della matematica, il festival della mente, della filosofia, che hanno come primo obiettivo quello di creare e di concentrare un dibattito, un'attività attorno al tema che hanno scelto. Sempre di più poi le attività si sono trasformate in attività accessorie, si sono man mano sempre ad integrare, cioè il Festival dell'Economia non è più il luogo in cui gli economisti si incontrano, gli esperti si incontrano, quindi il pubblico principale non sono gli economisti, ma ci sono tutte persone che sono particolarmente sensibili a degli aspetti dell'economia affrontata a 360 gradi, no? Cioè da quella sostenibile a meccanismi di sviluppo economico e sociale, si va a integrare in più come attività, si vanno a integrare sempre di più le attività culturali, quindi ci sono concerti, ci sono
spettacoli teatrali, ci sono mostre, cioè non è, non si concentrano su un'unica attività, ma sono diventati dei luoghi, no, delle manifestazioni culturali a tutti gli effetti. E quindi il pubblico che attraggono non è soltanto più un pubblico di esperti, ma si è ampliato e ci sono tutta una serie di pubblici che partecipano all'evento essendo lontanissimi dal tema principale, l'economia. Se tu vai, dici, al Festival della Matematica, diciamo, Festival della Matematica, cioè chi ci va al Festival? Cioè, matematici al Festival della Matematica, ma c'è una delle cose più belle che abbia mai visto. Perché al di là della lezione teorica, che erano affascinantissimi, tutti questi processi logici, allora c'era il fitness matematica, e quindi c'era una palestra della matematica in cui ti aiutavano tutta una serie di esperti a lavorare su giochini logici, di logica che potevi sviluppare. C'erano tutta un'area dedicata alle attività, agli spettacoli circensi, in cui gli acrobati spiegavano alcune funzioni matematiche attraverso l'utilizzo del corpo e delle acrobazie, no? Cioè, una cosa bellissima, cioè, capire la matematica attraverso, no? Cioè, una serie di contaminazioni veramente con tutte le attività, con tutti gli strumenti a disposizione. Quindi non era il luogo dove si parlava della matematica, della funzione matematica, ma aveva dei pubblici, c'erano delle manifestazioni che si chiamava per quelli che odiano la matematica, o per quelli, io la matematica non lo capisco, delle attività dedicate, cioè è ovvio che uno che ha passato tutta la vita a dire io la matematica non lo capisco, no? Cioè è incuriosito, dice ma scusa, allora che cosa? E c'erano tutta una serie di persone che attraverso il game ti spiegavano, attraverso i giochi di ruolo, attraverso una serie di percorsi che avevano creato, divertentissimi, cioè la gente era entusiasta, cioè molti partecipavano di più alle attività cosiddette collaterali, no? Accessori che erano state costruite, che all'attività principale. Poi, incuriosite un po' dall'impostazione che avevano dato, no? Avevano deciso di partecipare anche agli incontri. C'era molto, per esempio, matematica e musica, il legame è molto forte, quindi c'erano molti musicisti che spiegavano la matematica attraverso la musica. Oh, bellissimo. Che puoi anche fare pagamento, no? Sì, no? Infatti c'erano una serie di. Allora, tu, questa è la festa della matematica, è stato fatto all'auditorium, no? Parco della musica, che adesso, per incentivare un servizio di prenotazione, perché organizza molte attività legate, sono le lezioni di storia o le lezioni di rock, che hanno molto successo e quindi richiamano lezioni di cinema, si paga 2 euro il biglietto, che tu puoi comprare sul sito, così sei sicuro di avere il posto, però contribuisci in qualche modo a creare un incentivo. E poi ci sono tutta una serie di attività di, in più che puoi, le quali puoi usufruire. Grazie. Niente. Poi un altro grado di partecipazione ai festival è il volontariato, del quale poi non abbiamo parlato. Molte persone che partecipano ai festival, siccome sono interessati a quella determinata materia, allora decidono di donare gratuitamente il loro tempo per contribuire a svolgere delle attività, a fare attività di accompagnamento, di traduzione, seguono veramente di tutto, di gestione della comunicazione. Uno dei casi sicuramente più interessanti, ne racconto due a confronto, sono quelli che un po' mi hanno colpito, di quelli che ho seguito, è stato il Festival di Mantova, il Festival delle Letterature, che ha all'incirca più o meno 700 volontari, quindi la maggior parte della forza lavoro è gestita completamente dai volontari, perché nasce anche da un'associazione di amanti della letteratura che decidono di voler sostenere e promuovere, è uno dei festival, è tipo alla 20ª, 20, 21ª edizione, se non mi ricordo. E una cosa che loro fanno per incentivare alcune attività e per coinvolgere poi diverse categorie di pubblico, non soltanto l'amante delle letterature che va a sentire lo scrittore di Tizio Caio, è quello di lavorare anche con degli artisti, no? Cioè videomaker, fotografi.
e uno dei servizi che i volontari realizzano è la documentazione visiva, e i ragazzi che seguono questa attività sono invitati all'incirca 15 giorni, 20 giorni prima, un mese prima, a fare una settimana con videomaker, professionisti e fotografi che gli permettono di apprendere le tecniche di documentazione visiva che poi serviranno. Quindi è un momento professionalizzante, è un'opportunità, coinvolge attivamente, no? Quindi grande partecipazione, e ha sicuramente un ruolo, oltre che formativo, la motivazione legata alla socialità, ai benefit, cioè da questo tipo di attività tu hai tipo di benefit tangibili, no, legato al valore sociale e culturale che può avere. Tangibili possono avere, cioè, il regalo di un catalogo o la produzione dei materiali necessari, no? Cioè, per la realizzazione del festival. Un altro caso interessante è il Bibo Bull, il Festival del Fumetto di Bologna. Loro invece, i volontari sono tutti appassionati di fumetto, ovviamente, che smaniano dal conoscere, no, il loro fumettista primo, il loro disegnatore, no? E quindi di cenare con lui, di stare a stretto contatto con lui, poi gli regalano i cataloghi, no, che portano lì per esibizione. Successo anche in alcuni casi che gli hanno regalato delle tavole, no? Cioè, e quindi uno dice: io lo faccio, no, perché sono un appassionato di fumetti, però in realtà poi ho dei benefit in cambio, e quindi lavoriamo però su diversi aspetti anche rispetto alla gestione, cioè perché i volontari vanno reclutati innanzitutto, cioè non è detto che tutti possono fare i volontari, no? Soprattutto nel settore culturale. Noi per esempio vanno scelti, perché come viene fatto per i servizi di assistenza sanitaria, cioè tu non puoi far parte della Croce Rossa se non segui prima un corso che ti dà ovviamente delle conoscenze base per poter affrontare alcune situazioni. Immaginate la specificità del settore culturale. Questa era una ricerca europea e veniva fatta, diciamo, un partenariato con 5 paesi. Uno di questi era l'Austria. I volontari in Austria, ognuno studiava quali sono le forme di volontariato nel settore culturale nel suo paese, e poi c'era un tavolo di confronto in cui queste pratiche venivano condivise per capire poi effettivamente sia appunto come venivano gestiti nella parte di reclutamento, di formazione, di management dei volontari, delle attività nelle quali vengono integrati, dei benefit, della motivazione, cioè tutto quello che aveva a che fare appunto con la gestione dei volontari. In Austria i volontari si occupano del restauro dei monumenti. Sacrilegio, no? Cioè, per noi sarebbe la figura tecnica del restauratore, deve fare un corso almeno di 3600 ore di formazione d'aula più quelle laboratoriali, no? Per poter fare, chiamarsi restauratore. E in Austria invece i volontari sono, rispetto a questo estremo, in Italia i volontari sono delle figure che in qualche modo non vanno a sostituire, attenzione, il personale del museo, il personale delle biblioteche, il personale dei festival. Si vanno a integrare su una serie di servizi che già esistono, offrendo un supporto e donando il proprio tempo gratuitamente. Altrimenti gli altri sono tutti meccanismi perversi di forme di assistenzialismo, di sfruttamento, che poi vogliamo chiamare volontariato, non lo possiamo chiamare volontariato. Il manuale, esiste un manuale europeo del volontariato che dice che il volontario è colui che dona il proprio tempo volontariamente, cioè quindi spontaneamente, cioè senza nessuna pressione, no? Cioè quindi vieni qua, guarda che non ti pago, cioè quella già non è una scelta, mi stai dando scelta, non c'è possibilità, volontariamente, e che non ha una retribuzione, quindi non ha dei benefit cosiddetti. Il benefit poi può essere il rimborso della mobilità per raggiungere quel luogo, per una forma di benefit, il catalogo del fumettista famoso che fa piacere avere, cioè questo è il senso. Ultima cosa, concludo su una
forma di volontariato, insomma, interessante, e è quella sul Festival della Scienza, fanno 50 famiglie genovesi al Festival della Scienza, un tipo di volontariato familiare. I genovesi sono molto famosi per non essere delle persone particolarmente generose economicamente, invece con il festival hanno voluto lanciare un messaggio mondiale, perché comunque il festival è un festival internazionale. Queste 50 famiglie, che quest'anno sono diventate anche 70, mettono a disposizione la loro casa per ospitare gli scienziati e gli artisti che partecipano al festival, prevedendo un risparmio più o meno intorno ai 40.000 euro di costi per l'organizzazione, facendo ospitare, cioè, perché uno dovrebbe ospitare uno scienziato? Cioè, vuoi mettere ad avere, cioè, a cena Steve Bugatti che ti parla della funzione matematica che studia, no? Cioè, vuoi mettere? Stasera invito lo scienziato a casa, no? Cioè, è interessante, no? Per un confronto, per un arricchimento. Quando ti capita, vedrai mai una cosa del genere? Oppure, cioè, hanno ospitato anche registi famosi, no? Cioè, viene Francis Ford Coppola e tu lo ospiti a casa tua, no? Cioè, dici, ah no, puoi dormire a casa mia, cioè non c'è bisogno che vai in albergo, no? Così. Ovviamente tutti gli artisti, gli scienziati sono stati abbastanza disponibili rispetto a questo, e c'è un altro elemento, che loro poi a turno offrivano le loro ville per organizzare la cena e la festa che ospitava, no? Diciamo, c'erano delle serate in cui c'erano di apertura per 100 tra staff, organizzazione e i personaggi ospiti a cena, e quindi avevano ammortizzato il costo della cena. È una forma di volontariato, no? Cioè io dono gratuitamente quello che ho a disposizione, il benefit, la motivazione legata, anche qui c'è stata della formazione ovviamente, per le famiglie. Io dicendo volontariato, però non si viene adesso a raccogliere o a sostituire le professionalità, perché no, sono d'accordo. Nel mondo archeologico succede che se vuoi scavare in estate, fai il volontario sullo scavo archeologico. Cioè no, secondo me. Questo è il meccanismo perverso. Cioè non, perché come ti dicevo c'è una fase di reclutamento, viene predisposto un modulo e tu devi avere delle caratteristiche, tu vuoi fare anche lo scavo, ma di base sei un archeologo, già avuto esperienze di scavo, cioè, no? Per dire, allora puoi scegliere i requisiti di accesso alla forma di volontariato. Se tu pensi, cioè non è che lo puoi formare sul capo, a distinguere tra volontariato e sfruttamento. No, ma è quello il problema, è quello il problema. Cioè, allora se tu ovviamente sostituisci la figura con un volontario, cioè è palesemente sfruttamento. Se tu invece vai ad integrare l'attività con un volontario per realizzare una manifestazione con un obiettivo preciso, cioè per esempio quello che ho trovato più interessante è quello dei festival, perché comunque non sostituisce l'attività ordinaria, l'organizzazione del festival è sempre l'organizzazione del festival, in più si va a aiutare da una serie di soggetti che coinvolge nello sviluppo delle attività, quindi per favorire la partecipazione, per avvicinare altre forme di pubblico, ma resta quello, cioè non è il sostituto della figura professionale. Invece per quel che riguarda biblioteche e musei il discorso è molto diverso, insomma, infatti ci sono, non mi registro. E ci sono delle associazioni, no, che gestiscono, insomma, questi volontari che il più delle volte si vanno a sostituire al personale. Allora, nelle biblioteche, cioè uno che ha studiato per biblioteconomia, cioè catalogazione, cioè, ha acquisito delle competenze che ovviamente tu non impari in un corso di formazione in una settimana dove sta il libro, no? Cioè l'organizzazione è, cioè, molto più complessa di quello che poi apparentemente sembra, quindi non ci si improvvisa. E i volontari invece di queste istituzioni, che hanno già carenza di personale, fanno i turni e sostituiscono proprio il personale in molte istituzioni nazionali, regionali, locali, insomma un po' dappertutto. Invece rispetto al museo,
molte forme di volontariato sono legate all'assistenza agli operatori di sala, no? Cioè per lo più. Sì, che... gli operatori di sala ormai sono laureati, cioè quelli che sono assunti, per esempio l'ultimo concorso del MIBA. Sì. No, beh, quello l'ho sbagliato proprio. I miei amici sono tutti laureati specializzati nel dottorato che stanno lì a fare i custodi, gli operatori di sala. No, allora dipende, nel senso, io cioè, come figura che loro prevedono che poi si vada ad integrare, la Fondazione Sandretto per esempio ha eliminato la figura, che è una fondazione privata, però è una, secondo me è una figura sulla quale noi come ECOM abbiamo lavorato tanto sulle professioni museali, cioè abbiamo fatto sia una ricerca prima per descrivere quali erano le figure che non sono né normate né descritte e quindi non si avviano dei corsi di formazione congruenti rispetto alla figura, no, che si vorrebbe realizzare, ma sono completamente scollegati poi dal mercato del lavoro, dall'integrazione del tutto il resto e dalla normativa che li va poi tutelare. Quindi la figura che tu puoi assumere all'interno di un museo è il custode e non è, cioè, l'operatore, no? Allora, noi su questo facciamo una riflessione. Loro hanno creato questa figura intermedia, cioè il custode non esiste, e coincide con l'operatore di sala, che è anche un mediatore. Quindi la persona che sta, che tu trovi all'interno della sala, è una persona laureata, con specializzazioni, con, preparata, no? Su quella sala, quindi per, ah, scusami, che ti dà anche l'informazione, cioè nel supporto alla visita. Quindi da un lato si occupa di tutelare i beni che sono presenti all'interno della sala, dall'altro cioè loro hanno per esempio costruito una serie di strumenti a cui queste magliette, chiedimi come, chiedimi informazione, cioè hai una curiosità, hai una domanda, che ti aiutano un po' nella fruizione museale, no? Cioè, e quindi sono delle sorte di mediatori museali, che è una figura interessante se vuoi, no? Cioè che valorizzerebbe le competenze delle persone, supererebbe la normativa che ormai è obsoleta rispetto a questa figura, perché cioè, rispetto ai sistemi di vigilanza diciamo che la presenza poi del custode è obsoleta, no? Cioè, quindi quando si è scritta la normativa e che prevedeva la figura del custode, perché non esistevano altri sistemi di vigilanza? Adesso tutti i musei sono dotati di telecamere, di altri sistemi di sicurezza, quindi il custode non è più necessario. Quindi se la figura che vai a assumere, basterebbe cambiare la declaratoria, descrivere la figura, che poi ovviamente far corrispondere una remunerazione rispetto alla figura. La remunerazione del custode non è la stessa di questo mediatore, ovviamente, che ha dovuto seguire un percorso di professionalizzazione, no? Di un certo tipo. Tra l'altro quella del custode è una figura che ha anche un certo peso economico, certo. All'interno del museo, se non sbaglio, il 60% del personale assunto sono custodi. Sono solo custodi, cioè questa è la cosa. Che cosa? Tipo quella ci sono quelle più professionali. No, ma perché le figure custodi, ma poi non hanno... No, ma perché il problema è questo, cioè facendo questo studio noi ci siamo resi conto che non esistono, cioè se non esiste una cosa non è descritta, quindi tu non sai quali sono le conoscenze, le attività caratterizzanti, i contesti in cui opera, le abilità che dovrebbe avere e quindi le competenze che deve andare a sviluppare, cioè sinceramente è anche difficile normare una tipologia di figura di questo tipo che non sai neanche che cosa stiamo parlando. Molte figure non sono descritte, cioè noi avevamo lavorato su una sorta di repertorio delle figure, per guardare, cioè, io dicevo perché uno bisogna descrivere, perché fino a quando non la descrivi e non crei alla fine anche una condivisione, uno strumento che ti permette di dire l'esperto di marketing museale fa questo, ha queste competenze, ha queste ambiguazioni, deve avere quelle conoscenze che derivano, che possono derivare da alcuni percorsi formativi, ma che poi deve andare a integrare, no, in altri di supporto per poi svolgere quella professione. Non puoi normarlo, quindi non ha c'è la carta delle professioni, lì ho cominciato un po' di anni, cioè, però con tanto che magari alcune professioni non sono
cioè come so, sono descritti? Sì, allora, penso che è anche il problema più strutturale, perché se un ministero per fare una notte in cui si pensa anche di andare a raggiungere nuovi pubblici, cioè fa una chiamata su Facebook per i volontari, così da un giorno all'altro, carta delle previste Unicom sicuramente introduce il tema, però le figure poi non sono descritte nel dettaglio rispetto poi agli ambiti di azione. L'unica figura che poi è stata accettata e che era già stranormata era quella del restauratore, no? Cioè una figura che già è una tradizione alle spalle, sì, però non puoi fare un'attività di questo tipo e poi normare un'unica figura che già comunque aveva una normativa di riferimento che è molto vicina a quella che era detto, sicuramente più dettagliata, più, però le figure che mancano e sono quelle che sono fondamentali per la gestione del patrimonio, no? Ti assicuro non ci sono. Sì, appunto non c'è la volontà di normarle, perché poi non c'è la volontà. No, perché poi bisogna tradurlo in strumenti. No, allora non si parla di volontà, si parla di cattiva gestione e a volte di mancanza di risorse. Quindi, cioè, quindi se tu non crei il modello di gestione di un luogo, no, quel luogo, cioè, non ha la sua sostenibilità e effettivamente rispetto a come è strutturato, no, realmente prevede un budget con dei costi. Poi per carità, il patrimonio culturale, cioè diciamo un valore culturale, quindi è fondamentale che sia una fetta importante, no, del budget annuale che viene stanziato dai capitoli di spesa, va bene, però cioè, parte da un cambiamento più culturale che poi alla fine, no, però devi creare anche gli strumenti per poterlo gestire questo cambiamento culturale. Che se queste figure non esistono all'interno del processo di gestione, esisterà sempre il direttore. Per avere accesso al concorso e per essere nominato direttore deve essere archeologo, conservatore, sì, ok, ma poi due conti in croce non è, quindi creati però una figura di supporto, no? O crea un meccanismo rispetto per esempio ai servizi aggiuntivi, cioè, che non fanno altro che depauperare, no? I beni. Non è che poi contribuiscono a delle migliorie, poi sono state anche ritirate, no? Perché poi alla fine non vengono fatte delle migliorie, vedete Pompei, cioè Pompei non è che non ha visitatori, oh, no? Cioè, anzi il contrario, la capacità di carico il problema, quindi che tu non hai fatto una valutazione su qual è la capacità di carico di un determinato luogo che può ospitare tot persone in quel determinato momento contemporaneamente, devi essere in grado quindi di programmarle dopo tutto l'arco dell'anno o delle fasce orarie, no? Per non sovraccaricare il luogo e quindi determinarne poi effettivamente la vivibilità. Allora, cioè, possiamo andare anche in profondità, però insomma non è tanto rispetto al sistema. Io dico sempre, io mi sveglio tutti i giorni e dico date queste condizioni, io, Francesca Guida, che cosa posso fare per migliorare questo sistema, per farlo? Cioè, io cosa posso fare concretamente? Ci sono delle cose che posso fare? Tantissime. Quindi lavoro su tutto quello che posso fare. Poi è normale, ci rimango male, dopo lavoro 3 anni, descrivere le figure, incontrare, registrare tutto il mondo per trovare, no? Incontrandoli tutti, una delle associazioni, cioè sono più incattiviti dei restauratori, no? Quindi poi tenti di trovare una mediazione su un profilo condiviso, su un percorso formativo, un'uscita che vuoi creare con la figura, e poi tu non lo attui, è normale che ci vuoi, allora forse non posso intervenire su tutti i livelli, però su alcuni sì, no? Quindi che cosa potete fare voi? Ciao. Tu su quale ti vuoi integrare? Più musei o più finisce?
Qualcuno deve rimanere per la telecamera, no? No, la seconda deve rimanere.